L'obiettivo è quello, sì. Con molto rispetto ad un'unità di una squadra che è forte, che viene da un risultato importante e che ha dei valori importanti in campo. Però il nostro modo di essere è quello che, di chi vuole sempre alzare l'asticella, certo. Rientra Ceravolo, rientra Busellato, non rientra Signorelli, insomma, vado a memoria, mi sembra quello. Zampa non ce la fa. Zampa no, No. Grossi no. Grossi no. Beh, dobbiamo valutare certe cose, però ha lavorato tutti e due gli ultimi giorni completamente con la squadra, senza saltare niente, anzi, aggiungendo qualcosa. Abbiamo provato due o tre soluzioni, perché affrontiamo un avversario che per la prima volta ha una disposizione tattica leggermente diversa dal solito, però quindi abbiamo provato delle varianti, poi vediamo in partita. In mezzo e davanti qualcosa cambiamo sempre, perché io credo che alla fine la linea difensiva è quella che è più difficile da cambiare, nel senso che i principi tra la difesa 4 e la difesa 3, per come vedo io, sono completamente diversi, quindi farli tutti e due diventa un po' problematico. Davanti e in mezzo è più semplice, perché poi la nostra idea è di avere in fase di non possesso dei riferimenti chiari e in fase di non possesso, in fase di possesso un'idea nostra definita, quindi in base a questo poi dopo valuti come sta in campo. E davanti ci sono secondo me due o tre situazioni di ballottaggio dove in base a tante cose tra oggi e domani dobbiamo andare a definire. La linea è un'esposizione in campo che è diversa dal Perugia, perché hanno fatto il 4-3-1-2 o il 3-5-2, quindi coprono il campo in maniera diversa e certamente avranno delle zone dove dovremo stare più attenti, però anche delle zone dove magari possiamo fare male. Loro è una squadra che rispetto alle partite che ho visto è stata molto bassa, però nelle ripartenze hanno giocatori importanti, perché i 3-4 davanti che hanno sono tutti di giocatori di tecnica e anche di velocità, quindi bisogna certamente stare attenti ad essere sempre coperti bene. È importantissima perché devi continuare a dare anche un po' di continuità, che non è una parola che è difficile da mantenere, perché tanti ne parlano. Cosa vuol dire? Non è che uno lavora per la continuità, l'unica maniera che hai per lavorare è per la partita che viene. Nella partita che viene dobbiamo essere bravi a trovare ancora risposte importanti per muovere la classifica, questo sì, e cercheremo di far di tutto per farlo.